Benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui per provare dei prodotti che io non ho mai provato sul sito di Well Supplement. Come sempre, ragazzi, aprite l'info box che vi lascio tutto scritto, il link di riferimento direttamente al prodotto se volete saperne di più, e in più avete il mio codice sconto che è Giulia010. Iniziamo dalla granola. Abbiamo un po' vari tipi di cose da provare oggi e li ho raggruppati tutti insieme. Allora, questa granola che adesso sono disponibili, tutti e quattro gusti, anche quindi quella keto, proteica, se non sbaglio, e altri. Quindi io ho due versioni, questa qui che è White Fruit ed è Crispy Granola della Diet Food Organico. È un prodotto vegan ed è 100% con ingredienti biologici. È 200 grammi, costa all'incirca sui 4 euro. Eccola qua. Vi dico i valori per 100 grammi, poi dopo vi leggo gli ingredienti. Allora, per 100 grammi ha 479 calorie, grassi 38, poi 16, fibre 6,5, proteine 15 grammi e sale 0,06. Quindi, aspettate, prima di andare avanti volevo leggervi un attimo gli ingredienti perché ci sono anche sulla confezione, ma raga, meglio che ve le leggo in italiano, facciamo prima per evitare proprio scandali. Allora, vi dico gli ingredienti e ve li leggo direttamente dal sito in italiano. Allora, semi di girasole bio, nettare di cocco biologico, bio cocco al 10%, miglio bio, vetta bio 7%, è compreso anche l'olio di girasole bio al 0,5%, semi di zucca bio, bacche di goji bio essiccate al 3% e cannella bio al 2%. Quindi non ci resta che assaggiare il prodotto in sé. Ovviamente io con le confezioni unico amore. Comunque queste confezioni mi piacciono tantissimo perché c'è il sigillo che voi potete richiudere. Allora, l'odore già non mi piace proprio perché all'interno c'è la cannella, però proviamo. Però mi piace perché vedete, dopo ve la faccio vedere, assaggiamo. Allora, da premettere che a me la cannella non piace, primo punto, però si sente che è un prodotto 100% biologico, si sente tantissimo i semi di zucca, infatti raga è stracolmo di semi di zucca, si sente tantissimo la cannella, però raga è quella cannella che non vi dà fastidio. Questo è uno yogurt anche con una goccia di dolcificante alla vaniglia, è strabuono. Sinceramente mi è piaciuto tantissimo. E chi mi conosce sa che io non sono una fan della cannella, quindi se amate la cannella dovete prendere questo prodotto della Diet Food. Ve lo faccio rivedere, mi è piaciuto davvero tanto. Poi ci sono pure tantissime bacche di goji, le scaglie di cocco. Io penso che questo sia farro, sì, ho riso soffiato, ma cioè raga, è strapieno. Di sicuro lo userò, di sicuro a mia mamma piacerà tantissimo. Buono, vediamo l'altro e poi dopo do il mio giudizio. Questo è a base di frutta, invece quest'altro qui è sempre solita cosa vegano, 100% ingredienti bio, crispy granola della Diet Food with nuts. Dopo vi leggo anche gli ingredienti, eccolo qua, quest'altra versione. Secondo me questa mi piacerà di più. Eccolo qua. Allora, vi dico i valori per 100 grammi, 505 calorie. Grassi 32 grammi, poi carboidrati 27, zuccheri 11 grammi, fibre 6,3, proteine 15 grammi e sale 1,4. Quindi addimeno carboidrati, vi leggo anche un attimo gli ingredienti. Allora, vi leggo gli ingredienti: semi di girasole bio, nettare di cocco bio, chips bio di cocco, miglio bio, nocciole bio 5%, mandorle bio 5% e sale marino. Io penso che questo mi piacerà ancora di più. Comunque, da far notare quanti. Comunque, raga, guardate quanti cucchiaini ho. Provo per non utilizzare sempre lo stesso, anche perché non è un prodotto che sicuramente mangerò solo io. E questo mia sorella farà impazzire, perché all'interno c'è tutta questa frutta secca come il cocco. Lei è una patita di cocco.
Quindi apriamo il sigillo, mi piace tantissimo perché lo potete richiudere, ma non riesco mai ad aprirli. Mamma mia! No, vabbè. No, vabbè, dovete vederlo. Io penso che riuscite a vedere qualcosina. No, vabbè. Adoro! Assaggiamo. Che buono. Per me ha vinto. No, vabbè, raga, dovete prenderlo. No, dovete prenderlo. Dovete prenderlo. Questo anche mangiato così. E poi una tazzina di caffè. No, vabbè, che buono. Allora, vi parlo per il mio gusto personale, ovviamente. Io non sono un amante della cannella, però non mi sento di bocciare il gusto cannella, perché chi ama la cannella, cioè, raga, dovete prenderlo perché impazzirete. Chi come me non ama la cannella, allora vi dico non prendetelo e prendete quest'altro qui. Questa qui è a base di frutta secca, perché invece l'altro è a base proprio di frutta. Quindi no, vabbè, io adoro, adoro. Per me sono entrambi super super validi, ne vale la pena spenderci 4 euro. E comunque dovete considerare che è un prodotto biologico, organico, vegan, e sono comunque 200 grammi di prodotto. Quindi sinceramente per me sono un marchio e un prodotto super super promosso, dovete acquistarlo. Approfittatene adesso che sono tutti disponibili. Infatti ero indecisa perché oggi sto registrando due video, ero indecisa su quale mettere, ma nel ricontrollare il sito ho visto la disponibilità dei prodotti, quindi questo video uscirà subito dopo la settimana, quando ho concluso la settimana keto, che di farvi vedere tutti i video per quanto riguarda quella tipologia di video, ma io adoro. No, vabbè, io lo riacquisterò sicuramente, perché mia sorella appena lo vedrà lo farà fuori tutto, sicuro. Buono, buono, buono. Mi dispiace non averli provati prima, quindi a mio avviso vi dico prendetelo, specialmente l'ultimo gusto che ho provato, quindi questa base di frutta secca. Invece se siete un amante della cannella, prendete quello là, e se volete prendeteli entrambi. Andiamo avanti con l'unico prodotto, perché quando feci l'ordine c'era solo questo prodotto disponibile, ma c'è anche un'altra versione della Bio San Martino. Vabbè, apri e chiudi, raga, le confezioni così, che potete richiuderle, io le amo, penso che tutti le devono far così. È un muesli proteico al cacao biologico. Allora, vi do i valori nutrizionali per 100 grammi, ma ovviamente ci sono pure quelli per 40 grammi. Allora, 432 calorie, grassi 18 grammi, carboidrati 38, fibre 8,6, proteine 25 e sale 0,06. È sempre un prodotto da 200 grammi, è un prodotto sempre biologico, quindi assaggiamo. Ah, vi dico gli ingredienti perché non ve li ho detti. Fiocchi d'avena integrale senza glutine 44,1%, chips di cocco essiccato 11,7%, semi di girasole, proteine di semi di zucca 8,1%, dattero in pezzi 95% proteine di pisello, 50% farina di riso, cacao magro 3,6% di mandorle, semi di chia, riso soffiato 1,8%, ingredienti biologico, puoi contenere, vabbè, non ci interessa. Quindi assaggiamo. Cambiamo il cucchiaino. Che odore di cacao. Eccolo qua. Vediamo un po'. Cioè, ragazzi, ci sono proprio i pezzi di mandorla. Tipo, vi dico già la prima differenza tra i due. Questo è proprio un muesli, l'altro è una granola. La granola la potete mangiare pure così. Invece questo qua, infatti, vi fa proprio il disegnino col latte, perché una volta che voi lo mettete nel latte si colora di cacao, quindi di marrone, proprio perché all'interno c'è proprio tanta polvere di cacao. Infatti quando io ho preso il primo cucchiaino
La prima cosa è che ho percepito è stata proprio questa polvere di cacao, quindi perché è ancora più indicato rispetto alla granella più nel latte, proprio per far sciogliere tutto il cacao. Però devo dire che è un prodotto molto valido proprio perché abbiamo visto che c'erano proprio i pezzettoni di mandorla. Invece all'interno c'è molto cacao, quindi io vi consiglio questo qua di mangiarlo nel latte, del latte, però devo dire che per il prezzo che ha, per la quantità che ha, per il prodotto in sé, per gli ingredienti e per i valori, io ve lo straconsiglio. Cioè, veramente, raga, io non. È il marchio San Martino, l'ho detto, io ho provato anche il preparato. Faccio delle rose del deserto con questo preparato assurdo. Devo dire la verità che non avevo tante aspettative, non avevo un'aspettativa così alta, però devo dire che mi stanno sorprendendo sempre di più. Per quanto riguarda gli ultimi due prodottini, stiamo parlando sempre del marchio Diet Food. Eccolo qui, entrambi. Allora, qui leggo il simbolo vegan. Ok, sì, sono entrambi vegan e biologici. Eccoli qua, però sono 100 grammi, quindi secondo me ottimi per quando, non so, dovete viaggiare fuori o per qualsiasi cosa, amate questa granola e volete portarla in giro con voi. Io ho preso anche questa versione, Choco Coco Seed. Allora, da come percepisco dall'immagine, qui finalmente ci sono scritti gli ingredienti in italiano dietro, mi emoziono. Allora, semi di girasole bio 50%, scaglie di cocco bio tossato 30%, semi di zucca bio 10%, zucchero di cocco bio, polvere di cacao bio 2,5%. Guarda gli ingredienti per 100 grammi, ha 587 calorie, 49 grammi di grassi, 16,4 grammi di carboidrati, 7,6 grammi di zuccheri e proteine 18,5. Quindi assaggiamo, ve lo faccio rivedere perché ci sono due versioni. Pacchettino piccolino, sempre solita cosa. Ragazzi, ce l'ho fatta. Comunque, guardate qui, è proprio studiato proprio per portarlo in giro come snack. Infatti, guardate come sono. Sono tipo dei mini biscottini, diciamo. No, vabbè, ma io adoro. No, vabbè. Ma è buonissimo. No, vabbè. Di solito prima mi capitava che quando acquistavo dei muesli erano sempre troppo, non lo so, che sapevano troppo di avena, troppo di fibre. Questi sono proprio sfiziosi, non me li aspettavo così, raga, ve lo giuro, perché da fuori non sembra. Invece sono tipo dei biscottini, diciamo, cioè proprio a pezzettini, no vabbè, croccanti. No, vabbè, raga, questo dovete prenderlo, questo per quando state in giro, uno snack veloce, specialmente. Mi pento di non aver fatto prima questo video così nella settimana di keto. Qualcuno di questo potevo mangiarlo, uno o due di questo. Fatemi vedere un attimo i carboidrati, perché ci sta 20 grammi, tu non, per 50 grammi, ti mangi tipo 50 grammi di questo, metà pacchetto sono 10 grammi di carboidrati. Però ci sono comunque tanti grassi, quindi adoro. No, vabbè, raga. Promossissimo. Andiamo invece a quest'altro qui che è solo cacao. Cacao e penso non si capisce tanto, quindi. Però questo già non mi sembra come l'altro. L'altro era proprio a snack, questo toccandolo non mi sembra. Vabbè, comunque è quest'altro qui, così poi vedo quale versione consigliarvi, ma li vedo abbastanza diversi. La tabella nutrizionale è molto particolare, adesso vi dico anche perché. Allora, per 100 grammi 585 calorie, 52 grammi di grassi, 42 grammi di carboidrati, zuccheri 3 grammi, proteine 0, proteine 12,4, poi sale 0,15 grammi, magnesio 153 mg e potassio 870 mg. Ok, quindi assaggiamo. Questo l'ho aperto bene. Sì. Infatti questo è proprio così, oh. Ce le
E cacao, pezzi di cacao. Questo però ve lo consiglio nello yogurt oppure in un dolce. Tipo fate un dolce alla vaniglia e ci mettete un paio, tipo 50 grammi di questo prodotto all'interno. Secondo me lo proverò, viene super super bene. Quindi è un prodotto che sinceramente, se amate queste cose, allora sì, altrimenti lasciate stare e prendetevi quest'altro qui, che stiamo parlando proprio di due prodotti completamente diversi, ma un altro me lo mangio. Cioè, raga, io adoro, prendetelo, adesso ve lo faccio vedere meglio. Cioè, raga, adoro, è buonissimo. Perché si sente tanto il cacao, il cocco, i semi di zucca. Cioè, raga, è buonissimo. E poi è sfizioso, se state pure in giro, vi mangiate qualcosina del genere, adoro. Ed è Choco Coco Seed. Ve lo faccio vedere perché non so se l'ho pronunciato bene. E poi ovviamente vi consiglio tutti gli altri prodotti che vi ho consigliato prima. E niente, quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!